Gianvincenzo D'Andrea, il vicepresidente nazionale dell'ISAL, la fondazione che si preoccupa da una ventina d'anni di promuovere le terapie contro il dolore. Sì, la Fondazione ISAL nasce nel 1993 per volontà del presidente nazionale, professor William Raffaeli, con l'intento di favorire la terapia del dolore e quindi di alleviare le sofferenze di tantissimi cittadini che soffrono di questa terribile malattia. Oggi si pensa che il dolore cronico sia come dire, un problema che riguardi una piccola percentuale di malati, ossia i malati terminali. Non è così. Il Ministero per la Salute ha affermato che in Italia sono 13 milioni i nostri connazionali che soffrono di dolore cronico. E di questi 13 milioni il 40% non riesce ad avere accesso a cure efficaci. E questa è la dimostrazione di come purtroppo nel nostro paese, nonostante nel 2010 sia stata approvata una legge bellissima, la legge 38, che sancisce nel titolo il diritto del cittadino ad avere cure adeguate quando si trovi a soffrire di dolore, bene, i risultati sono quelli che il Ministero ha dovuto registrare. Allora la Fondazione ISAL per questa ragione ha ritenuto di spendersi ancora di più rispetto al passato per promuovere nell'ambito della società la cultura della terapia del dolore. Abbiamo quindi ritenuto di realizzare questo bellissimo progetto che si configura come un progetto pilota, la Fondazione ISAL insieme alla Fondazione BCC Valle del Trigno, per realizzare tutta una serie di iniziative informative per la popolazione sulle possibilità che oggi la terapia del dolore può dare a chi soffre di dolore cronico e anche per formare personale specialistico in modo tale che il cittadino non sia costretto a soffrire tanto e per tanto tempo per risolvere un problema che può essere oggi fortunatamente risolto in maniera abbastanza agevole. Noi vogliamo evitare che ci siano perdite di tempo e soprattutto poi perdite anche di natura economica e di qualità di vita, perché chi soffre di dolore cronico e non riesce a trovare la terapia adeguata, inevitabilmente scivola verso la depressione, scivola verso l'isolamento sociale, con tutto quello che può derivare da una situazione del genere. Il cittadino non sa che può